Salve a tutti, benvenuti a Fragilità e Speranza, la trasmissione radiofonica a cura del CVS di Pescara Penne. Un caloroso benvenuto a tutti quanti, a voi radioascoltatori e ringraziando sempre Radio Speranza per l'accoglienza che ci dà e la possibilità che ci dà per metterci in comunicazione con voi. Oggi con me in collegamento Skype c'è un graditissimo ritorno, la mia cara amica Giovanna Bettiol, silenzioso operaio della Croce. Ciao Giovanna. Ciao a tutti, ciao Lucia, è sempre un piacere stare con voi, eh? Grazie, grazie. Ecco, forse qualcuno ricorderà, se ci ascolta sempre, ricorderà che Giovanna è stata ospite più volte nella nostra trasmissione. Abbiamo parlato di tante cose, delle attività del CVS, dei convegni, esercizi spirituali, quando facevamo gli incontri con gli adolescenti, che speriamo di riprendere tutte queste cose perché veramente siamo un po' lontani e fermi su tutto questo e ne parliamo molto spesso. Ecco, io stavolta però ho chiesto a Giovanna di parlare di qualcosa di diverso. Non di quello che si sta facendo, tante cose si stanno facendo in internet, come sapete, e Giovanna è quella che muove un po' i fili da Roma per tutte queste cose che ci vengono offerte online. Però io oggi con Giovanna voglio parlare di altro, voglio parlare di lei, perché ecco, quando parliamo di tutte le cose che facciamo, però non abbiamo mai la possibilità di dirci chi siamo, da dove veniamo, cosa facciamo, e quindi desidero da tanto tempo questa cosa. Forse è venuto il momento, finalmente Giovanna mi ha detto un sì particolare. Ecco, e io ho approfittato proprio in questo periodo per farle questa domanda. Le ho teso un po' un trabocchetto, no? Qualche giorno fa abbiamo celebrato l'Annunciazione dell'Angelo a Maria. Ecco, il sì di Maria ci sprona, ci aiuta, ci fortifica perché ci immette in qualche cosa di molto profondo. E quindi ho pensato al nostro sì, al mio sì, al sì di tanti di noi che abbiamo detto al Signore. E allora, ecco, vorrei che Giovanna ci raccontasse un po' il suo sì. Da quando sei entrata nel CVS, molto giovane, ecco, Mi dici viene da qualcosa di te. sorridere, Sì. così lo faccio sentire anche il sorriso che ho, perché veramente, come dice il Vangelo, chiedete e vi sarà dato, con perseveranza, bussate. Lucia, in Per tutti dire che già questi te anni, l'avevo chiesto tempo fa. ha bussato tante volte per questi 10 minuti insieme, e finalmente ha un grande dono lei, ma penso che, come sempre, quando qualcuno racconta di sé, è un dono anche per chi racconta, perché viene posto di fronte a quello che è la propria esperienza, e quindi aiuta anche a fare un certo punto della situazione. Ecco. Io ho 46 anni, quasi. E quindi diciamo che il mio cammino nel centro volontario della sofferenza, in quello che può essere tutto il cammino, insomma, anche di fede, è iniziato grazie al mio parroco del mio paesino di Grosseto, Don Enzo, che a tuttora è l'assistente del CVS di Grosseto. Ovviamente in un paesino, non è che ai 20-30 anni fa, non è che c'era chissà quante cose, e Don Enzo era già impegnato nel centro volontario della sofferenza, e quindi anche a noi bambini, ragazzetti che giravamo intorno alla parrocchia, ci offriva questa opportunità. E lui non ha esitato a domandarmi all'età di 9-10 anni, vieni con me a Re in provincia di Novara, una casa che abbiamo in provincia di Novara, dove, di Verbania, scusate, in Verbania, dove si fanno gli esercizi spirituali per gli ammalati. E mi ha detto: perché non vieni su con me
e tutto il gruppo del CVS di Grosseto ad aiutare una persona in carrozzina che ha bisogno di te. A 9-10 anni, questo. Bellissimo. E quindi da lì sono andata, perché insomma io avevo un particolare amore per Don Enzo, insomma, c'è sempre stato un bel feeling e lo vedevo come un secondo padre, ecco. E non ho esitato ad andare, quindi da lì è iniziato tutto il mio cammino del CVS. Da lì ogni anno, finché non sono entrata tra i silenziosi operai della Croce, sono sempre andata. Da lì ogni anno si ripetevano le esperienze, non mi bastava più una settimana e quindi andavo anche 2 o 3 volte all'anno, partendo da Grosseto verso il nord, 11 ore di treno, di tutto e di più per arrivarci, però quell'incontro lo ricordo ancora, quella prima settimana di ormai 36 anni fa, è stata unica e da lì non mi sono più, non ho più lasciato il CVS, i Silenziosi Operai della Croce. Ecco, però poi tu tutto questo cammino che hai fatto nel CVS a Grosseto, andando a Rea, facendo esperienza su esperienza nella tua gioventù, a un certo punto hai sentito che solo il CVS non ti bastava più. Cosa è successo dentro di te? Più che solo il CVS non mi bastava più, non mi bastava più la vita che facevo per vivere il CVS. Provo a spiegarmi, Spiega, spiega. Perché a un certo punto anch'io ero alle superiori e non il tempo che dedicavo a quello che era l'apostolato, quello che è l'apostolato del CVS, era sempre poco, mi sembrava sempre poco, volevo più tempo e quindi già durante gli studi tralasciavo gli studi per dedicarmi di più all'apostolato. Ero disposta anche a interrompere gli studi pur di fare tutto quello che ho fatto e a un certo punto, va bene, anche seguita con un certo accompagnamento anche da sacerdoti, così ho capito che se mi fossi, come dire, se avessi scelto nella mia vita di sposarmi o di fare qualsiasi altro cammino lavorativo o altra esperienza, non mi sarebbe bastato il tempo per fare quello che era l'apostolato del CVS, perché la famiglia sarebbe venuta prima, il lavoro sarebbe venuto prima, i figli sarebbero venuti prima. E questo non sentivo che non mi rendeva felice, insomma. Poi ovvio il Signore ci mette di mezzo tutti i suoi incontri, tutte le sue modalità per farti capire qual è la strada che vuoi fare e quindi veramente mi ha fatto capire che il sì che dovevo dire era molto più ampio rispetto al CVS. Quindi, come dire, non mi bastava più il CVS perché il Signore mi chiamava a qualcosa di ancora più grande, cioè di seguirlo totalmente tra i Silenziosi Operai della Croce, che accompagnano il cammino del Centro Volontario della Sofferenza, ma soprattutto ecco, era una risposta di adesione alla volontà di Dio. E questo. Quindi sei consacrata? Mi sono consacrata nel 2000 tra i Silenziosi Operai della Croce e ora se. Fino adesso ti ho risposto pensandomi a 36 anni fa. Ma adesso, se ripenso adesso a risponderti, in questo momento mi viene da dire che il CVS l'avrei potuto vivere anche facendo la mamma, lavorando, che poi è quello che fanno tutti gli aderenti al CVS, tutti quelli che comunque vivono questa spiritualità. Ma io ho capito ora, cioè, oggi perché lo racconto a voi insomma che il problema non era che non mi bastava più il CVS, il problema è non mi bastava più il tempo da dedicare a Dio, dovevo dedicare tutto il mio tempo a Dio e quindi è stato inevitabile entrare tra i Silenziosi Operai della Croce, ecco.
Ben venga questa scelta che hai fatto, è venuta bene bene perché ecco. Allora, un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo, eh? Come dicevi prima, ecco, è arrivata dopo una riflessione, dopo quello che il Signore ti ha fatto capire. E quindi all'interno poi dei Silenziosi Operai della Croce hai rivestito sempre dei ruoli molto dinamici, molto impegnativi. Tra questi sei stata per molto tempo responsabile dei settori giovanili. Oggi sei economa dell'associazione a livello mondiale, perché è anche questo un lavoro che qualcuno deve fare e tu, devo dire, credo che lo faccia molto bene. Brevemente, perché qua il tempo già se n'è volato via, come si fa a dire sempre nuovi sì, ogni giorno, ogni anno, a delle nuove chiamate che il Signore ci fa? Te la dico veramente in breve. Ho in mente una domanda che mi è stata fatta ogni volta, una volta che ho detto non ho voglia di suonare la chitarra. A me è stato detto: ma se sai suonare la chitarra, perché non la vuoi suonare? Ecco, allora, se so, se il Signore mi ha dato il dono di essere una persona gioiosa, perché non mettere a disposizione questo dono? Se il Signore mi ha dato il dono di capire un po' i numeri e di farmi piacere, perché non fare, dire di sì alla chiamata di essere economa generale? Quindi è veramente molto semplice. Ogni volta che mi viene la stanchezza del mio sì, di dire sì al Signore, dico: ma perché non devo dire di sì? Se ho questo dono, perché non devo donarlo? Dalle più piccole cose alle cose più grandi. Quindi questo è un lavoro veramente anche quotidiano. Ecco, io personalmente ti ringrazio per questo, anche perché sei una delle collaboratrici nel CVS Italia, nel consiglio allargato del CVS Italia, come collaboratrice sia per le idee, sia per
la tua spontaneità nelle scelte da fare, nei consigli da darmi e da darci, e sia per tutte anche quello che può essere la piccola economia anche del CBS Italia, come spendere i soldini che abbiamo in cassa. Ecco, Giovanna, adesso ti voglio fare un'altra domanda, perché ecco, dire sì al Signore, lo sappiamo benissimo, non ci preserva dalle sofferenze, e quindi tu, a parte qualche problemino serio fisico che hai e che ti porti, diciamo, ogni giorno, no? Come carico, come bagaglio, il credere nel valore salvifico della sofferenza, quindi offrire la propria vita, le proprie sofferenze e aiutare gli altri, in questo caso col tuo apostolato che ti appartiene, che ci appartiene, aiutare gli altri a fare questa scoperta, no? Che la sofferenza non è una cosa inutile. Ma quando la sofferenza ci tocca molto da vicino, nell'intimo, nel sentimento, nell'affettività, ecco, tua mamma ha lottato per anni contro una malattia e tu da lontano e da vicino sei stata sempre a fianco. Questa malattia che l'anno scorso l'ha portata, ecco, a salirsene in cielo accanto al Signore. Come ha influito in te, su di te, la sofferenza della tua mamma? Ecco, una domanda veramente delicata, però anche qua, a distanza di un anno dalla sua morte, che è morta a 63 anni, 64 anni, insomma, è sempre difficile accettarla, però si riesce a dare il giusto posto alle sofferenze, si riesce a dare un po' un senso e a pensare un po' più positivo. Ecco, se questa domanda me la facevi un anno fa, era già più non te l'ho fatta. ricordo. comunque, ecco, come dicevi tu, ho avuto il dono di starle vicino negli ultimi mesi della sua vita, insieme a mio babbo e a mio fratello, e ricordo un fatto che mi fa dire che anche nella sofferenza qualcosa di buono per chi... Ora, lei è morta e quindi la cosa più bella la sta già vivendo, là dove sarà, che noi poi scopriremo, ma la sta già vivendo. Ma una cosa bella che ho ottenuto per me e che mi aiuta anche a dire che anche là dove ci sono le sofferenze più brutte si può credere in Dio. E ricordo gli ultimi 2 o 3 giorni, adesso so che sono gli ultimi 2 o 3 giorni perché poi è morta, certo. E quindi sapevamo che comunque i dottori erano stati abbastanza chiari. Mia mamma a un certo punto mi ha domandato, in un momento di più lucidità, ha detto: ma vai a Roma? Perché vai nella tua comunità a Roma? E lei non sapeva che c'era già il lockdown, che eravamo un po' tutti bloccati e che a quel tempo stavamo fermi rispetto ad oggi, insomma. Certo. E nella mia risposta, che così spontanea, che mi ha ho detto: no, non vado più a Roma. Lei ha subito pensato: ecco, rimane tutta la vita con me, è tornata a casa. E veramente vedere in un attimo, questo l'avrà pensato, io dico, perché la gioia che ha avuto nel mostrarla nella sua faccia, veramente mi dà serenità, questo sì. Quindi posso dire che nella sofferenza si riesce ad arrivare anche a momenti di serenità, cioè il Signore ti dà sempre alcuni punti su cui agganciarti per vivere poi con serenità quella sofferenza, e quindi ha influito tanto, quello sì, però posso dire che ho fatto un passettino nel mio percorso di maturità interiore e anche umana, ecco. Certo, come sempre la sofferenza poi è una grande scuola di vita, e tante volte quando la attraversiamo non ce ne rendiamo conto. Poi, come stai dicendo tu adesso, col senno di poi vediamo che comunque ci ha aiutato a crescere, come sempre. Purtroppo il tempo... Mamma mia, la prossima volta ci riproviamo. Va bene. E ci dobbiamo salutare qua. Ecco,
Tra pochi giorni festeggeremo la risurrezione del Signore, la Pasqua del Signore, che sia una vera Pasqua per tutti quanti noi. Quale augurio vuoi fare a chi ci sta ascoltando? Ma guarda, è un augurio che voglio fare a me e a tutti voi che ci state ascoltando. Forse non siamo ancora capaci di riconoscere la risurrezione che già c'è in questo momento della storia, nella nostra storia. E forse ci accorgiamo della risurrezione del Signore quando troviamo qualcuno che riaccende il nostro cuore, le nostre speranze. Quindi vi faccio l'augurio, ci facciamo questo augurio, che questa Pasqua possa farci incontrare queste persone, o magari essere noi quelle persone che fanno scoprire la risurrezione agli altri. Buona Pasqua a tutti anche. Grazie Giovanna, mi unisco a te per i nostri ascoltatori e per tutta l'equipe di Radio Speranza. Buona Pasqua di Resurrezione a tutti quanti. Grazie per averci ascoltato e ci risentiamo fra 15 giorni. Ciao a tutti. Ciao a tutti.